Buongiorno a tutti e benvenuti. Io sono Matteo Caglisi, a nome del nostro gruppo consigliere vi diamo il benvenuto in questa sala e sono molto felice di poter accogliere questo evento, poter dare una casa all'interno del cuore del Comune di Milano per il Document Foundation e tutti i lavori che tratteremo oggi. Non c'è da dire che cosa fondamentale per questa battaglia, come per il nostro gruppo politico, ovviamente ci siamo a qualunque livello e la spingeremo a qualunque livello istituzionale. Lo spirito ovviamente che verrà fuori dai prossimi interventi è quello proprio di entrare nella pubblica amministrazione, entrare con lo spirito che portiamo nel nostro software e cercare di cambiare, a partire ovviamente dal risparmio per poi ovviamente andare avanti con il nostro ottimo, la nostra filosofia nel software. Quindi il primo passo per entrare è di fatto entrare fisicamente nel comune, per questo che anche per Pantagonida uno dei nostri obiettivi era proprio entrare in Sala Lexi, cuore del Comune di Milano, la sede istituzionale. Oggi vedremo degli esempi virtuosi, purtroppo nel Comune di Milano non siamo ancora riusciti a spingere LibreOffice, a spingere questo concetto in profondità. Purtroppo viene ancora visto da molte pubbliche amministrazioni come un di più, un accessorio, un qualcosa da mettere sopra. La visione strutturale ancora manca totalmente e spero ovviamente di vedere anche i colleghi della nostra amministrazione, assessori che partecipino a questa conferenza e sperando che prima o poi si inizi anche in questa amministrazione a vedere il nostro pacchetto di software come un qualcosa che possa essere impiantato e sviluppato nel tempo anche per comuni grandi come Milano, che hanno bisogno ovviamente di strumenti enormi. Basta pensare a Raga per la gestione di tutti questi software che devono essere per forza in questo momento di proprietà, perché non esiste un'alternativa. Però diamo il numero degli sviluppatori, abbiamo i numeri, abbiamo tanti anche ragazzi che non vedono l'ora di metterci le mani, purtroppo un'amministrazione che risulta sempre molto chiusa. Questo è un primo passo, iniziamo a combattere dall'interno e a me piace assolutamente chiamarla battaglia questa del software, sappiamo benissimo quanto le grandi case tengano per i capelli le pubbliche amministrazioni ed è proprio per questo che per il Movimento 5 Stelle a livello comunale, a livello regionale e a livello nazionale saremo con voi per questa battaglia. Fatto, vi do solo alcune informazioni utili per i lavori di oggi, che sono il wifi, così deve collegarsi al wifi del comune bloccandosi dando il proprio numero di telefono. Siamo in diretta streaming, quindi se avete degli amici o dei parenti anche all'estero che vogliono seguirci, trovate sul canale Mo 5 Stelle Mi tutta la diretta dell'evento di oggi. Infine c'è un hashtag Twitter che si può fare, si deve fare, e ovviamente se vorrete ritwittare per noi è soltanto meglio perché facciamo girare più le informazioni di oggi. Per questo vi ringrazio e per me è un piacere potervi ospitare qui. Grazie. Buongiorno. Per chi non mi conosce, io sono Riccardo Vignoli e ci siamo incontrati a luglio, mi hanno detto ma perché non lo facciamo in sala adesso? Io ho detto certo,
state come dire, precettate, come in tempo si faceva, come quelli richiamati a Roleva, per cui vi ringrazio infinitamente di essere venuti qui. Credo però che il fatto di aver messo intorno a un tavolo quattro amministrazioni pubbliche e un sindacato, e il sindacato semplicemente come organizzazione, è proprio per dimostrare che si può fare e che quindi chi non lo ha ancora fatto lo deve fare. Poi i singoli io non mi soffermerò sugli aspetti di tipo sul ritorno di tipo economico, sul ritorno di tipo organizzativo, perché ovviamente sarebbe ridondante rispetto a quello che mi diranno gli altri relatori, però vi darò una carrellata di quello che noi come Document Foundation abbiamo fatto esattamente negli ultimi 3 anni, perché il 28 settembre del 2010 a mezzogiorno ora italiana io ho schiacciato, l'ho fatto io perché sono quello che si occupa di comunicazione, ho schiacciato il pulsante che ha mandato il primo comunicato stampa che annunciava il forte open office e annunciava la nascita della Document Foundation. Quindi noi abbiamo domani 3 anni, io sono l'unico italiano del gruppo, ma questo non significa nulla perché ero già attivo da tempo nel progetto di Open Office. Quello che mi conforta molto è che negli ultimi 12 mesi, ne parlerò un po' più avanti, intorno a LibreOffice si è aggregata una comunità molto numerosa, c'è una comunità su Google Plus che ha quasi 2000 partecipanti e che darà vita a quella che nascerà tra poco, che sarà una fondazione di partecipazione che si chiamerà Libre Italia e che sarà la fondazione che promuoverà e sosterrà lo sviluppo di LibreOffice, non lo sviluppo inteso come sviluppo software, ma lo sviluppo inteso come sviluppo del mercato e dell'ecosistema di LibreOffice. Ringrazio tutti quelli che sono venuti. Inizio con il titolo, si può fare, non è stato scelto casualmente. Sei uscita. Lo faccio. Ok. Il titolo si può fare, non è stato scelto casualmente, perché chiaramente tutti quelli come me non più giovani si ricordano di questa scena. Allora, si può fare e le persone che sono intorno a questo tavolo vi diranno anche come si può fare. Due parole per iniziare sulla Document Foundation. Probabilmente molti di voi non l'avranno mai sentita. La Document Foundation è una fondazione di diritto tedesco. Il motivo per cui è in Germania è semplicemente perché noi siamo nati culturalmente ad Amburgo. Siamo nati culturalmente ad Amburgo perché Open Office è nato come software ad Amburgo. Quindi diciamo che la cultura del nucleo del progetto iniziale era una cultura di tipo tedesco. Oggi siamo un progetto internazionale, però è rimasta questa matrice tedesca, e quindi quando i fondatori hanno deciso, il gruppo dei fondatori, che è fatto da altri 15 incoscienti oltre al sottoscritto, io dico incoscienti perché cercate di mettervi per un istante nei nostri panni, noi abbiamo deciso di fare il fork di un software che era sostenuto da IBM e Oracle e abbiamo fatto il fork di questo software per andare contro Microsoft. Allora, in 16 con 20 sviluppatori, se questa non è incoscienza, non so cos'altro è incoscienza. Io all'epoca in teoria uno potrebbe dire, ma tu ormai non sei un ragazzino, dovevi dirgli delle robe sagge, io forse ero più scatenato tra i 16, pur essendo il più vecchio ormai, cioè sono entrato nel mio 60° anno di età, ma devo dire che negli ultimi 10 anni intorno al software libero il mio orologio anagrafico invece che andare avanti probabilmente andare indietro grazie all'entusiasmo che mi ha trasmesso il software libero. Quindi noi siamo una fondazione che di fatto ha portato all'interno di quello che era un progetto estremamente solido, che era il progetto di Open Office, le idee della comunità. Open Office era un progetto che aveva alle spalle una singola azienda che era Sun, che poi è stata acquisita da Oracle,
e di fatto ha mantenuto questa matrice di monoazienda. Anche oggi, che è teoricamente passato sotto una fondazione indipendente, però nella realtà dei fatti è espressione di una singola, Pace Penoffice è espressione di una singola azienda. Noi volevamo l'indipendenza e per avere l'indipendenza non si può fare altro che avere la comunità al timone. E quindi ci siamo inventati la prima fondazione che ha i membri. Di solito le fondazioni hanno il patrimonio e gestiscono il patrimonio. Noi non abbiamo solo il patrimonio, ma abbiamo i membri. I membri possono sia eleggere che essere eletti. Io negli ultimi giorni ho fatto degli inviti, non esattamente inviti, ma praticamente ho obbligato alcune persone a mandare la domanda di ammissione. So che due lo hanno già fatto, sono molto contento, gli altri che non l'hanno fatto si devono sbrigare, perché se no mal glieli incoglierà. Gli italiani sono sottorappresentati in termini di membership all'interno della Dublin Foundation, sono sottorappresentati in funzione di quello che invece sono le dimensioni del progetto italiano. Se calcoliamo che ci sono regioni e province che sono migrate, avere all'interno di una fondazione su 150 membri solo 3 membri italiani è un po' pochino. Quindi gli italiani che contribuiscono al progetto sotto forma diversa sono caldamente invitati ad andare sul nostro sito a guardare la pagina membership e a riempire quel malefico form e a farlo rapidamente. Mettono il mio nome e io dirò se sono lì. Purtroppo dovrò far da giudice molto neutrale, perché non posso certamente fare il tifoso degli italiani, quindi dovrò dire se uno merita veramente oppure no la membership. Chi dovesse ricevere un no può tranquillamente chiedermi perché e io gli dirò cosa deve fare per diventare membro il prossimo trimestre. Nella nostra membership la commissione si riunisce ogni 3 mesi, quindi i membri diventano membri alla fine di ogni trimestre. L'indipendenza è proprio questo. Noi eravamo certi, e devo dire che oggi siamo confortati dai fatti, che creando un progetto che aveva tutte le basi dell'indipendenza, quindi nessuna azienda può avere più del 30% dei voti in nessun organismo decisionale. Quindi i rappresentanti di quell'azienda per orientare le decisioni nella direzione auspicata dall'azienda stessa, o sono così bravi da guadagnarsi un altro 21% dei voti, oppure ci dispiace molto, ma le decisioni vengono prese in una direzione diversa. Nonostante questo sbarramento, che è assolutamente teutonico, noi oggi abbiamo nell'advisory board tutte queste aziende, tutte queste organizzazioni. Allora, 3 di loro sono organizzazioni non profit, sono i garanti della nostra, sono a loro volta i garanti della nostra indipendenza, sono la Free Software Foundation, sono SPI, che Software Republic Interest, che è di fatto una specie di equivalente della Free Software Foundation a livello business, e la Freies Office, praticamente l'associazione degli utenti tedeschi, che si chiama Freies Office Deutschland, qualcosa del genere. Tutte le altre sono aziende che pagano. Sono aziende che pagano ticket, che varia a seconda delle loro dimensioni, per entrare nel nostro advisory board, per darci quindi dei soldi che noi amministriamo per portare avanti non lo sviluppo di LibreOffice, perché contrariamente a quello che pensano in molti, la Dublin Foundation non sviluppa software, la Dublin Foundation promuove lo sviluppo e coordina lo sviluppo. Lo sviluppo viene fatto da sviluppatori, da programmatori pagati da aziende e da programmatori volontari. Quindi noi in questo momento abbiamo Google, Intel, AMD, abbiamo Manido, che è una piccola azienda tedesca che sviluppa valore aggiunto su LibreOffice, abbiamo Red Hat, abbiamo SUSE, abbiamo CloudOn, collabora con altre aziende che sviluppano valore aggiunto su LibreOffice. Da una settimana abbiamo un'azienda italiana che si chiama Studio Storti, che creerà
e poi abbiamo due che probabilmente non vi dicono nulla, ma quella specie di vela che vedete è il governo saudita, sotto c'è una scritta in arabo, e MIMO non è altro che l'organismo del governo francese che ha il compito di introdurre il software libero all'interno dei ministeri. Quindi abbiamo due governi che hanno deciso di pagare il ticket per sostenere la Robin Foundation. L'Advisory Board cosa fa? L'unico vantaggio che ha l'Advisory Board è quello di avere accesso diretto ai membri del Board of Directors. Quindi l'Advisory Board è l'unico che può parlare con il Board of Director per chiedergli chiarimenti su quello che sta facendo la fondazione, per chiedergli che cosa pensano di fare. In realtà fino ad oggi quello che è successo è che siamo stati molto più noi a chiedere consiglio ai membri dell'Advisory Board, perché da persone indipendenti, in molti casi anche senza esperienze di business al di fuori del software libero, avere dei manager di aziende che ti possono consigliare su quali sono anche le decisioni di business da prendere per l'evoluzione del progetto è estremamente importante. Quindi noi stiamo andando avanti in questo modo. Negli ultimi 9 mesi sono entrate 6 aziende, quindi c'è stata un'accelerazione, questo ci comporta molto. È ovvio che nel primo anno di vita c'era stata molto scetticismo sul fatto se noi potessimo andare avanti, se un progetto appunto creato da un gruppo così piccolo. Adesso noi abbiamo più di 700 sviluppatori come base, 3.000 volontari, quindi è un progetto ormai solido, nessuno mette più in dubbio il fatto che noi andremo avanti per anni e anni. E questa è la foto, in questo momento in via Domenico al Dipartimento di Scienze dell'Informazione c'è la conferenza internazionale. Noi abbiamo deciso di fare questo evento italiano per l'occasione della Sala Alessi, ma al Dipartimento di Scienze dell'Informazione c'è la conferenza internazionale, e questi sono tutti, sono una parte dei membri della Government Foundation che arrivano da tutto il mondo. Ci sono giapponesi, arabi, c'è un coreano, ci sono degli statunitensi, ci sono dei brasiliani, europei praticamente da tutti i paesi. La foto l'abbiamo fatta ieri nel cortile, e queste sono persone che hanno deciso da soli di venire pagandosi nella maggior parte dei casi il biglietto. Vi assicuro che dagli Stati Uniti non sono esattamente $2, noi diamo un rimborso che è normalmente pari a un 30-40% delle spese, quindi comunque c'è un forte impegno anche dal punto di vista personale. E questo è la comunità del software libero, cioè il software libero è diverso dal software proprietario, perché questa è la nostra forza. La nostra forza è la capacità di aggregare intorno a un ideale, un'idea, un concetto, un progetto, persone che vengono qui per 3 giorni e danno l'anima per discutere e per far crescere questo progetto. Chi non ha mai provato a entrare nella comunità del software libero non sa cosa si sta perdendo, veramente, non sa cosa si sta perdendo. Io sono entrato per curiosità all'inizio degli anni 2000, dal 2004 sono attivo in modo abbastanza continuativo, e vi assicuro che la quota di insegnamento, nonostante io sia entrato avevo 50 anni, quindi lavoravo ormai da tanti anni, quello che io ho imparato e quanto mi sono divertito è qualcosa che non riuscirei a descrivere a parole, e quindi invito a tutti ad avvicinarsi e a capirne di più. È un modo diverso di fare software, è un modo diverso di fare business insieme, è un modo in alcuni casi un po' strano, non c'è nessuno che decide nulla, prima di prendere una decisione si arriva al consenso. Io non decido, nonostante sia, in questo caso ho deciso l'agenda perché c'erano persone timide che non si sarebbero mai messe dietro a questo tavolo, mentre io sono più incosciente di loro e l'ho fatto senza problemi. Ma tutto viene fatto con discutendo le cose, trovando insieme il modo migliore di andare avanti. E questo vi assicuro, alla fine uno si rende sempre conto che il contributo degli altri aggiunge sempre qualcosa a quello che è stato fatto da una singola persona. Chiaramente parliamo di LibreOffice. LibreOffice è un antagonista, un concorrente, chiamatelo come vi pare, di Microsoft Office, è una suite di produttività. È software libero, significa che il
software non è proprietà di nessuno. Nel caso di LibreOffice questo è assolutamente vero. Noi non richiediamo nessuna dichiarazione di cessione del copyright. Quindi il copyright è dei singoli pezzi di LibreOffice e dei singoli autori del software. Questa è contemporaneamente, se volete, una piccola debolezza, ma anche la grande forza di LibreOffice. LibreOffice non può essere scalato da nessuno. Bisognerebbe chiedere l'autorizzazione a 714 persone oggi. E vi rendete conto che è un compito assolutamente immane, perché 714 sono le persone che hanno contribuito a LibreOffice dal momento del fork a oggi. Quindi questa è una forza incredibile. LibreOffice rimane della comunità, perché solo la comunità è il punto di aggregazione di queste persone. Quindi, per chi non conosce il software libero ci ha portato alcune cose come per esempio Firefox e Chrome, e per molti, che anche magari non ne sono coscienti, Android, e quindi la telefonia mobile, una dei due grandi sistemi di telefonia mobile esistenti oggi, sicuramente il più diffuso in assoluto. Quindi è qualcosa che ormai tanti si trovano in mano senza averne, in molti casi, coscienza, cioè usano software libero senza sapere che stanno usando software libero. Ok, sa che sono andato avanti troppo. Allora è giusto, sì. Scusate, ma l'ho fatta di notte, quindi negli ultimi giorni ho dormito poco, quindi sono un po' di rimbambimento, tra l'altro dovuto anche alle cavalli. Allora, vi do alcuni numeri, ho parlato di numeri di sviluppatori, è importante darli, cercherò di essere molto chiaro, perché alcuni di questi numeri sono chiari per chi lavora all'interno della comunità. Allora, voi vedete un istogramma, le barre dell'istogramma sono gli sviluppatori attivi su base mensile, cioè significa che ogni mese c'erano prima una settantina e oggi un centinaio di persone che sviluppano LibreOffice. La retta verde che vedete è la curva di tendenza, cioè vi dà la tendenza di crescita di questi sviluppatori, quindi noi siamo passati appunto da una media di 70 a una media di oltre 100, e quella curva che vedete in alto a sinistra sono invece gli sviluppatori attivi su base annua. Sviluppatori attivi su base annua oggi sono più di 300. Quindi significa alla fine che Microsoft Office dichiara di avere circa 500 sviluppatori, noi ne abbiamo circa 350 attivi. Quindi non siamo così distanti, non è un progetto, e vi assicuro, per coordinare il lavoro di 350 persone. C'è di fatto, anche se non esiste una organizzazione gerarchica, esiste un'organizzazione che garantisce che il software venga sviluppato in modo sensato. Questa è la nostra coda lunga, ovviamente per poter mantenere, questi sono, è come sono distribuiti questi 350 sviluppatori. Come vedete ce ne sono alcuni che fanno tantissimo e tanti che fanno relativamente poco, ma quelli che fanno relativamente poco sono fondamentali, perché quelli che fanno tanto sono nati da dove si fa poco. Quindi hanno iniziato con 1, 2, 3, 4, si chiamano commit, sono contributi mensili, e poi sono arrivati a farne 20, 30, 40, fino ad arrivare a farne 200, 300. Questa è la nostra forza, perché significa che abbiamo il campo, significa che non ci sono solo 20 persone che sviluppano, ma queste 20 persone hanno un bacino di persone che stanno arrivando dietro di loro e che garantiscono non solo l'evoluzione ma l'indipendenza, perché la torta che vedete, che è quella dei 50 top developer, quindi i primi 50 sviluppatori, ce ne sono metà che hanno di fianco al nome c'è scritto volontario, non sono pagati da un'azienda. Queste persone, per fermarle, vi dovete sparare. Non c'è nessun datore di lavoro che può dirvi tu da domani sviluppi una cosa diversa. Sono persone che sviluppano LibreOffice nel loro tempo libero. E questa è garanzia di indipendenza del progetto, che è quella che io continuerò a ripetere allo sfinimento, ma la garanzia dell'indipendenza è quella che permette poi alla pubblica amministrazione di poter dialogare con la Document Foundation, e la Regione Umbria vi dirà perché, in modo del tutto trasparente, perché noi non portiamo avanti l'interesse.
Non c'è un'azienda che poi alla fine spunta fuori e ti dice però adesso devi lavorare con me. Ovviamente noi vogliamo creare un ecosistema dove ci sono tante aziende che dicono se hai bisogno di consulenza io sono disponibile, perché il software libero solo in questo modo può prosperare, cioè creando ricchezza sopra al software libero, aggiungendo valore, aggiungendo servizi, aggiungendo soluzioni intorno e sopra al software libero. Questo noi siamo autori fortissimi di questo concetto, però non rappresentiamo gli interessi di nessuno all'interno della Donovan Foundation. La Donovan Foundation è fatta da individui e non da aziende. E per chi dubita che LibreOffice abbia un valore, perché chiaramente uno può dire ma se il software è gratuito, perché alla fine libero nel caso del costo della licenza significa gratuito, quanto vale? Allora, ipotizzando un costo dello sviluppatore pari al 50% del costo dichiarato nel bilancio da Microsoft per gli sviluppatori di Microsoft Office, loro dichiarano un costo di $200,000 l'anno per sviluppatore. Noi ci sembrava un po' altino, lo abbiamo preso di 100.000, ovviamente è un costo tutto compreso, quindi c'è dentro il costo di lavoro, c'è dentro tutto quanto. Se voi doveste oggi partire con lo sviluppo di LibreOffice, c'è una cifra in basso, sono $400 milioni. Per darvi un parametro, Firefox ne richiederebbe 250. Quindi LibreOffice richiederebbe $150 milioni in più di Firefox. Non ce l'ho perché allora non è per dire che Firefox vale meno di LibreOffice, sono due software diversi, però Firefox è un punto di riferimento, lo conoscono tutti. Android $500 milioni, quindi LibreOffice vale quasi quanto Android in termini di costo di sviluppo. E questo è questo è un confronto con Microsoft Office. Ci sono le applicazioni che vedete, sono assolutamente confrontabili. Ovviamente all'interno di LibreOffice ci sono altre applicazioni, sono, mettiamola così, sono un po' meno confrontabili di quelle che ho scritto qui. Quindi se voi usate Base sappiate che non è sicuramente la ciambella venuta meglio all'interno della famiglia di LibreOffice, e quindi qualche problema ci sarà sempre, ma su quelli che vedete che sono Writer, Calc, Impress e Draw, che vanno sempre visti in combinazione in confronto a PowerPoint, il confronto è assolutamente possibile. Poi ci sono problemi di formato, ovviamente il problema molto grosso è che stiamo parlando, per la compatibilità si deve parlare di interoperabilità. L'interoperabilità non è, per avere l'interoperabilità devono avere la volontà di interoperare entrambi i lati. Allora noi abbiamo la volontà di interoperare, diciamo che Microsoft ha questa volontà un pochino meno, io dico sempre che Microsoft ha a cuore l'interoperabilità così come il Boia aveva a cuore l'incolumità del condannato a morte, per cui è ovvio che l'interoperabilità per Microsoft significa il suicidio. Perché? Perché l'interoperabilità è la base del lock-in. Quindi se io elimino il problema dell'interoperabilità, ho eliminato il lock-in. E un'azienda che fa il suo modello di business sul lock-in praticamente significherebbe spararsi perlomeno nel colpaccio, ma secondo me anche in altre parti del corpo un pochino più nobili. Perché chiaramente cadrebbe completamente e immediatamente tutto il modello di business che Microsoft ha messo in piedi. Quindi l'interoperabilità in molti casi adesso sono diventato qualcuno che mi scrive e dice ma voi non riuscite a leggere il formato Office Open XML? E io in alcuni casi rispondo in modo forse anche un po' brusco, chiami Microsoft e gli dica di farlo come si deve. Perché noi con un formato che è esattamente, cioè il formato Office Open XML oggi ha la stessa stabilità come obiettivo di un fagiano in volo, praticamente si sposta, cioè vola ma non solo su una linea retta nell'aria, ma non so se conoscete i fagiani, lo fanno anche così, è praticamente impossibile da prendere. Quindi ovviamente immaginatevi gli sviluppatori che
risolvono un problema di compatibilità sul formato, perché il fagiano era a questa altezza e quando tirano fuori la nuova versione il fagiano sta qui, per cui il formato è andato da un'altra parte. È chiaro che questo allora, siccome l'interoperabilità si fa in due, gli utenti per favore comincino a telefonare a Microsoft e a dirgli: visto che l'interoperabilità si fa in due, la fate anche voi. E noi qui vi assicuro che ce la mettiamo, non io, perché se io tocco il codice è un disastro, ma gli sviluppatori ce la mettono tutta. Però aiutateci anche a sensibilizzare l'ecosistema, perché se no è una battaglia persa in anticipo, perché ne trovano di tutti i colori. Le C-Font, poi se qualcuno vuole vi spiego nel dettaglio cosa significa, sono state la ciliegina sulla torta. Noi utilizziamo un formato autenticamente aperto e libero. Open Document Format è un formato dei documenti, è aperto e libero perché? Perché è realmente indipendente, è gestito da un consorzio di aziende che si chiama OASIS, ma dentro, come, così come nella Open Foundation ci sono i governi, dentro OASIS ci sono per esempio il Ministero della Difesa olandese, ma non perché vogliono usare gli informati per intenti bellici, ma semplicemente perché loro hanno il problema di interoperare con la NATO. E la NATO ha scelto Open Document Format, proprio perché è un formato aperto, non hanno problemi di avere le varie versioni e così via. E quindi il Ministero della Difesa olandese è il rappresentante della NATO all'interno di OASIS, perché porta le istanze della NATO, perché il formato venga fatto in un certo modo, venga che sia garanzia di uniformità, compatibilità, ritroso e così via. Poi ci troviamo altri formati, quelli proprietari. Allora, esistono due tipi di formato proprietario: quello che è proprietario, dichiaratamente proprietario, DOC, XLS, PPT, e quello che è non dichiaratamente ma realmente proprietario, che sono DOCX, XLS, X e PPTX. Allora, tanto per se voi stampate la documentazione di questi formati su una normale edizione di carta, ottenete una pila che è più alta del sottoscritto, sono 7200 pagine. Pensate che se volete sviluppare per scrivere questi formati, ve le dovete imparare tutte quante. È ovvio che cosa è successo, che Microsoft ovviamente, ma lo sappiamo benissimo, non ha certamente una persona che si è studiata le 7200 pagine, Microsoft si è fatta la sua DLL proprietaria che scrive il formato, ma ovviamente non la condivide con nessuno, per cui noi per poter emulare quel formato dobbiamo fare una cosa che si faceva con i formati proprietari, cioè facciamo reverse engineering, guardiamo come è scritto e cerchiamo di farlo allo stesso modo, che non è il modo in cui si fanno, in cui si scrivono i formati standard, perché i formati standard si scrivono, nel caso di ODF per esempio c'è un ODF toolkit, uno si guarda l'ODF toolkit, dentro ci sono tutti i pezzi software necessari, uno integra quel pezzo software e è sicuro, o quasi sicuro, diciamo che qualche piccola differenza c'è, che il formato che scrive comunque sarà molto aderente allo standard. È chiaro, per questo che dicevo l'interoperabilità la si fa in due. Quando verrà fuori un Office Open XML toolkit, vedrete che i problemi di interoperabilità con LibreOffice che operano di fuori, cioè ci faccio non una ma due sommesse se volete, i problemi di interoperabilità con LibreOffice scenderanno da 100 a 0,1. Perché? Perché nel momento in cui ho i filtri che sono già fatti da te nel modo corretto per scrivere quel formato, io ovviamente, a meno che sia che lo implementi in modo sbagliato, scriverò quel formato in modo corretto. E poi ci sono delle simpatiche problemi collaterali. Allora, io lo ripeto da anni, Excel non è compatibile con il calendario gregoriano. Excel si inventa il 29 febbraio del 1900 e chi ci gestisce un'anagrafe sa che dentro c'è gente che è nata prima del 29 febbraio del 1900. Ormai probabilmente non ce ne sono più tanti, ma l'anagrafe è anche storica. Allora, tutti quelli che sono nati prima del 29 febbraio 1900 hanno o la data di nascita o quella di morte sbagliata di un giorno. Ovviamente cosa succede? Che c'è dentro un algoritmo che risolve questa cosa, ma vi pare normale che un software fa un errore
e alla fine per risolverlo uno deve mentire al software stesso e dirgli in realtà cosa gli dice, che è nato un giorno dopo, ma che quindi la data di nascita non corrisponde con la data di nascita pubblicata. Scusate, questa è una roba fuori dal mondo, sono 20 anni che c'è questo bug e non è ancora stato risolto. È ovvio che poi l'utente non se ne accorge, ma questo vi dà un'idea di come vengono trattati i problemi degli utenti, perché questa è una roba che deve essere risolta immediatamente. La risposta che avevo già, se volete, si chiede da Microsoft, ma questo è per garantire la compatibilità con il formato di logo sul V3. Benissimo, torniamo alla terra piatta, perché per garantire la compatibilità con i testi antichi la terra rotonda ovviamente non garantisce compatibilità. Quindi se vogliamo compatibilità con i testi degli Egizi, ritorniamo alla terra piatta, perché così almeno siamo tutti compatibili. Torniamo indietro e quindi blocchiamo l'innovazione, blocchiamo, quando uno scopre le idiozie normalmente le corregge, no, noi ci fermiamo lì e anzi obblighiamo gli altri a sbagliare perché noi abbiamo sbagliato prima di loro. E scusate, questo francamente è una roba che a me personalmente non riesce ad andare giù. Lui mi sta parlando, Paolo, grazie. Cosa significa migrare? Ho pure cambiato la pila ieri sera. Allora, migrazione non significa sostituzione. Questo che sia chiaro. Allora, chi, e ne ho scoperta una negli ultimi 2 giorni, chi pensa di prendere il desktop con Microsoft Office, disinstallare Microsoft Office, installare LibreOffice e non fare nient'altro, signori, auguri. Noi non solo non lo supportiamo, ma anzi diremo pubblicamente che sta facendo un'ipocrisia. Migrazione significa, migrazione significa cambiamento. Cambiamento perché? Allora, cambiamento perché? Perché quando l'uomo cambia ha una reazione anche di tipo psicologico verso il cambiamento. Cioè una che è stata studiata, la curva del cambiamento, accettazione, poi c'è lo scoraggiamento e tutto quanto. Questo è il problema delle migrazioni, non è un problema tecnico, è un problema psicologico. Il problema tecnico lo si può quasi ignorare, il problema psicologico no. LibreUmbria perché ha avuto un impatto molto ridotto nel suo processo di migrazione? Perché ha iniziato a comunicare, quindi a impattare sulla curva del cambiamento 6 mesi prima di modificare il primo testo. Quindi prima ha incominciato a dire guardate che cambia qualcosa e poi dopo 6 mesi ha cambiato quel qualcosa, quindi la gente ha avuto tempo di prepararsi prima di avere il cambiamento e nessuno ovviamente ha potuto dire non lo sapevo, non ero informato perché non mi avevo detto prima cosa state facendo, che cosa mi state installando. Prima gli hanno sfinito con l'informazione, dopo di me gli hanno detto, tanto che c'è stato qualcuno che secondo me ha detto beh tutto qui. Perché ovviamente se uno ti dice guarda che cambia, guarda che cambierà, dovrai cambiare il tuo modo di lavorare, eccetera, poi tu gli metti LibreOffice, c'era Microsoft Office, dice però ma alla fine poi le lettere scrivo lo stesso, i conti li faccio uguale, ma non è che non va. La resistenza, scusate alcune slide in inglese, ma questa è copyright e quindi non posso modificarla. La resistenza si riduce. Io le slide poi le metto a disposizione. Se voi guardate dentro questi condini, metà di questi riguardano la comunicazione, cioè hai informato le persone, gliel'hai detto prima, gli hai spiegato che cosa succede. Perché? Perché la resistenza psicologica si riduce con l'informazione. E infatti la curva tende a schianarsi, la curva non si abbatte completamente perché non è possibile, perché comunque l'impatto psicologico del cambiamento esisterà sempre, è un fattore umano, però si abbatte e quindi abbattendola l'impatto anche sull'organizzazione e sui processi diventa molto più gestibile. Perché migrare LibreOffice? Perché intanto nella pubblica amministrazione, e Carlo poi ce lo spiegherà ampiamente, in questo momento esiste una legge che ti dice che prima di implementare qualsiasi software va fatta una valutazione comparativa e la valutazione comparativa deve esaminare il software non libero solo se il software non libero viene considerato
nell'impossibilità, e l'impossibilità è un concetto abbastanza chiaro, di usare il software libero oppure di riutilizzare il software che è già stato acquistato dalla pubblica amministrazione. Quindi, e poi ci sono delle motivazioni tecniche, chiaramente, motivazioni che riguardano poi proprio gli aspetti di libertà decisionale dell'utente rispetto all'infrastruttura, e poi delle motivazioni di tipo economico. È ovvio che la gratuità della licenza, che non significa gratuità del software, ma solo della licenza, alla fine si traduce in un risparmio. Io credo che l'Umbria e Macerata vi parleranno anche di numeri risparmiati. Volutamente non l'ho fatto io, perché preferisco che lo faccia gente che si è fatta i conti in tasca ed è andata realmente a vedere quali erano le problematiche. Adesso un po' di esperienza di migrazione, qui andiamo veramente veloce, una carrellata. Partiamo da Monaco di Baviera, 15.000 desktop, compreso l'aeroporto. Quando atterrate a Monaco sappiate che tutti gli ordini di volo, tutte le robe del genere, sono fatti con LibreOffice, atterrate tranquilli, non c'è per decollare anche, ovviamente. Vai. Limerick in Irlanda, Las Palmas nelle Canarie. Questi sono i primi, ovviamente all'inizio cosa è successo? Piccole organizzazioni, oddio, buona mica tanto piccola, però diciamo sono partite le singole organizzazioni. E adesso poi andiamo al governo francese. Il governo francese ha 500.000 di desktop che usano LibreOffice. Allora, chi dice che non si può fare, vada a parlare per favore con Ayrault, primo ministro francese, che ha fatto una circolare dove ha scritto: o usate LibreOffice o, ci dispiace, non usate altro. Perché vi dovete adeguare, perché è una scelta strategica del governo, non vogliamo dipendere da nessuna azienda. E quindi, non volendo dipendere da un'azienda, adottiamo un software libero. In particolare LibreOffice, che è un sito di produttività che non dipende da nessuna azienda. E poi abbiamo la comunità valenciana, Spagna, 120.000 desktop. Qui hanno fatto una cosa, mentre nel governo francese sono solo i ministeri, hanno fatto una roba radicale. Le scuole di ogni ordine e grado, gli ospedali, tutta la pubblica amministrazione locale, quindi i comuni, le ripartizioni fino al governo regionale. È tutto interamente LibreOffice. Regione Umbria, provincia di Perugia, provincia di Bolzano, provincia di Cremona, sono i signori che parleranno dopo, Macerata. Questo signore non parla, ma anche loro hanno migrato, è il comune di San Benedetto del Tronto, e poi la CISL. Ovviamente in molti casi parliamo di migrazioni che riguardano magari dei dipartimenti, degli uffici, però la realtà è che comunque sono amministrazioni che funzionano, lavorano, vanno avanti, fanno il loro lavoro, sono in molti casi nel percorso di migrazione, però il concetto è che si può andare avanti, si può fare. È una cosa che sta in piedi sia dal punto di vista economico, perché il ritorno esiste, sia dal punto di vista organizzativo, perché gli impatti sull'organizzazione possono essere gestiti senza che ci siano situazioni drammatiche. Noi cosa facciamo per aiutare queste organizzazioni? Perché ovviamente io ho detto, noi non sviluppiamo software, però noi vogliamo fare qualcosa. Allora noi stiamo facendo, abbiamo già pubblicato dei documenti, un protocollo di migrazione. Cosa significa? Noi renderemo pubblico un percorso di migrazione che è quello nei confronti del quale noi ci sentiamo di garantire, o se non volete usare una parola così forte, comunque di rassicurare l'organizzazione sul fatto che fatto in quel modo funzionerà, e fatto in un altro modo siamo fortemente scettici sul fatto che funzioni. Ieri alla conferenza ho saputo di un gruppo bancario italiano che martedì prossimo fa esattamente quello che non si deve fare, cioè disinstalla Office e installa LibreOffice. E non ci hanno neanche scritto un'email. Io gli ho stretto la mano, gli ho detto auguri, noi se fate così mi dispiace, non ci siamo. Perché questo è il modo sbagliato di muoversi. Perché sono già certo che i signori che fanno supporto per questa cosa qui
dovranno usare non il badile ma probabilmente la penna. Il materiale non è esattamente quello che nessuno di noi vorrebbe avere addosso, perché l'impatto psicologico sarà devastante. Tenete presente che, come ciliegina sulla torta, tutto il management continua a tenersi in Microsoft Office. Questo è fantastico, cioè questo è veramente un colpo di genio favoloso. Voi che volete dire? Uno che dice abbiamo già fatto tutto, abbiamo fatto bene, vero? Sicuramente. State andando a 180 km orari in bicicletta contro un muro di granito e non avete neanche la testa di un muro che ha forse la possibilità di fare un buchettino nel granito. Quindi si stanno schiantando contro una roba. So già che fra un anno Microsoft farà il comunicato stampa dicendo il gruppo bancario Pippo Pallino decide di ritornare a Microsoft Office. Quindi il protocollo di migrazione che prima avete visto nella sua organizzazione macro ha una serie di step per i quali noi forniremo degli indirizzi guida. E se voi guardate la linea blu, che è quella della comunicazione, non è un caso che sia tanto lunga quanto quella del supporto. Sono i due aspetti più importanti. Voi avete la comunicazione e il supporto. Ovviamente il supporto è il buon senso lo dice. La comunicazione non lo dice il buon senso, lo dice l'esperienza. Monaco di Baviera, primo dipendente del progetto, il capo progetto, secondo dipendente, il direttore della comunicazione, poi gli sviluppatori, poi tutti gli altri. Kistenberger, capo della comunicazione del comune di Monaco di Baviera, si è girato a tutti gli uffici, ha fatto presentazioni a tutti gli uffici prima della migrazione, dicendo cosa si fa. Qui dentro Sonia Montegiore ha fatto esattamente lo stesso nella provincia di Perugia. Ha comunicato prima di fare, poi hanno fatto, e infatti l'impatto è stato, beh, ma è tutto qui quello che succede. Poi ovviamente qualche problema ce l'hanno, perché è inevitabile, si tratta comunque di implementare dei software decisivi su alcuni aspetti che sono quelli della produttività quotidiana. Quindi è ovvio che i problemi di impatto ci sono, nessuno se ne nasconde, però un conto è avere dei problemi di impatto da un utente che dice mi aiuti a risolvere questo problema, e un conto è di avere problemi di impatto di gente che tira sul telefono, scusate abbiamo le telefonate registrate, la gente che ce l'ha mandata, che dice mi togli questa merda dal desktop che riattacca, perché la reazione è questa qui, scusate i termini in alcuni casi forbiti che nel luogo non sarebbero più adatti, ma questa è la realtà. Quindi noi per sostenere il protocollo di questi protocolli stiamo creando un programma di certificazione. Abbiamo già iniziato con gli sviluppatori, che erano i più facili, perché certificare uno sviluppatore che fa vedere il codice è facile. Se il codice è di buona qualità, gli altri sviluppatori automaticamente lo riconoscono come signore in grado di essere certificato. Noi vogliamo fare la stessa cosa per gli altri, vogliamo fare un esempio. Voi siete abituati, se avete contatti con le aziende, sicuramente le avete con Microsoft, Cisco, Oracle, eccetera. Lì la certificazione è fatta, mi paghi tanto e io ti certifico. Da noi la certificazione è fatta, mi rimborsi le spese, perché ovviamente non possiamo pensare di finanziare la certifica, mi rimborsi le spese, vieni a fare un bel colloquio con la gente che ha già fatto lo stesso lavoro in altre parti. E se alla fine del colloquio, che è un confronto, perché come ho detto prima, da noi il confronto è sovrano, il consenso è sovrano, gli altri diranno, caspita, ha portato delle buone idee, tu sei certificato. Se alla fine del colloquio diranno, abbiamo dovuto insistere per fargli capire che non si fa come lo fa lui, mi dispiace, quella persona non è certificata. E se non contribuisce al progetto, se non diventa, uno non deve diventare membro, ma se non fa qualcosa per il progetto, una persona che fa una migrazione e non trova neanche un bug è impossibile, quel bug va segnalato. In Umbria avevano bisogno dell'estensione per la firma digitale e Andrea Castellani e Alfredo Parisi, che sono lì in mezzo, l'hanno sviluppata. È così che si fa. Potevano esserci bug da risolvere, queste sono, così si contribuisce. Alfredo dà supporto
o nella comunità alimentare. E questo fa parte della comunità, e questo crescere tutti insieme. E noi è questo che vogliamo fare. Quindi stiamo studiando il modo di certificare proprio attraverso, in modo diverso, attraverso colloqui, attraverso un confronto. Non faremo mai le domande, le prove in base su LibreOffice, perché vogliamo il confronto, vogliamo guardare la gente nelle palle degli occhi, perché è un progetto, continua a essere un progetto di software libero, continua a essere una comunità, dobbiamo mantenere quello che è il nostro DNA. Quindi a questo non rinunceremo mai. Per cui noi non ci rivolgiamo all'utente finale, per l'utente finale ci sono altre organizzazioni. ECDL, qui c'è un rappresentante che potrà spiegarvi di più, io non ne so tantissimo, sta rinnovando il proprio processo di certificazione sugli utenti e ha creato, Paolo, e ha creato un percorso che è un percorso aperto anche al software open source. Ci sono stati dei piloti e quindi qui invito chi fa le sedi ECDL in giro per l'Italia a non essere timidi, a parlare con Aika e a capire come si può essere seri sia per gli esami su Microsoft Office, sia per gli esami o per Windows, sia per gli esami su software libero, quindi LibreOffice o Ubuntu, credo sia vero. Perché è fondamentale che ci sia, noi non vogliamo l'eliminazione del software proprietario, noi vogliamo riportare il mercato in una situazione di concorrenza normale. Noi in questo momento siamo con un'azienda che ha più del 90% di quota di mercato, ma perché molto chiaramente, qui dico cose che forse qualcuno non gradirà, non qualcuno degli interni, ma qualcuno degli esterni non gradirà, dopo che si scopre che un'azienda è il primo fornitore di informazioni del governo americano, ma non di informazioni del governo americano intesi dell'intelligence, ma della National Security Agency, e sto parlando di un'azienda che ha sede in One Microsoft Plaza a Redmond, è molto chiaro capire perché questa azienda non è mai andata sotto gli occhi dell'antitrust. Cosa fai? Metti sotto l'antitrust il tuo principale fornitore di informazioni. E AT&T è stata sventrata quando aveva l'80% di quota di mercato, Microsoft è arrivata al 96% di quota di mercato e nessuno ha fatto nulla. Ma dice, ma come mai non si sono mossi? Certo, non si sono mossi perché lì chiaramente non vai contro quello che è il tuo principale fornitore di informazioni. Lo so che questo non è carino, però ragazzi, uno poi fa, cioè, come diceva Steve Jobs, con il quale ho avuto il piacere di lavorare, personaggio fantastico per alcuni lati e insopportabile per altri, uno unisce i puntini, connect the dots. Qui ci sono i puntini, uno spira una linea in mezzo e capisce quello che è successo. Poi sicuramente io penso male, ma come si dice in Italia, a pensare male si fa peccato, ma molto spesso uno ci azzecca anche a capire quello che è successo. Come ho detto, negli ultimi 12 mesi la comunità italiana, che ha avuto purtroppo un parto travagliato per una serie di problematiche sulle quali non starò qui a tediarvi, è cresciuta intorno alla comunità Google Plus. Adesso abbiamo quasi 2000 iscritti. È una comunità chiusa, per cui uno deve chiedere di essere iscritto. Non siamo molto selettivi, ma vogliamo sapere come siete fatti un po' meno, vogliamo vedere il vostro link perlomeno prima di approvarvi. Vi approvo io, vi approvo Giordano che è là in fondo, o Mattia Cavalieri che è un altro dei moderatori. Ma quello che è importante è che da questa comunità sta venendo fuori una fondazione di partecipazione. Qui ringrazio pubblicamente le persone della Regione Umbria che mi hanno aiutato a sia individuare la formula sia a portare avanti questa idea. Abbiamo lo statuto, abbiamo tutto, io ho mandato un'email dicendo ci state, ci abbiamo già più di 30 partecipanti fondatori, si chiamano in questo caso. Partiremo entro i prossimi mesi. Non svilupperemo software, noi faremo promozione, faciliteremo lo sviluppo di LibreOffice in Italia, aiuteremo chi vuole sviluppare, ma che sia chiaro. Se volete fare un processo di migrazione e lo volete fare bene, dovete usare supporto professionale. Il supporto professionale si paga.
Il supporto professionale si paga perché la gente, se volete, dei professionisti, questi qui devono mangiare, devono poter avere una macchina, devono potersi fare le vacanze, e questo si fa, non si fa con il volontariato, ma si fa con il lavoro pagato. Si paga molto meno di quello che pagava il software proprietario, però si paga. Non è pensabile avere un professionista che investe il suo tempo per diventare un professionista in quello che fa, e questo poi non viene riconosciuto e retribuito. Quindi la migrazione deve essere accompagnata, e sia la Regione Umbria che il Macerata vi diranno dove hanno investito questi soldi. Poi questi soldi possono essere investiti in modi diversi. La Regione Umbria ha preso dei formatori, credo che il Macerata ha fatto qualcosa di simile, ha creato dei formatori, qualcosa del genere. Non vorrei dire, ve lo diranno loro meglio, però comunque hanno investito su quella che è l'economia locale, che poi abbiano creato posti di lavoro, aumentato quelli già esistenti. Sono tutte cose che contribuiscono alla crescita di questo sistema. Quindi questo è quello che noi vogliamo. Noi vogliamo che la gente decida di migrare a LibreOffice, si può fare, e lo faccia secondo quelli che sono i nostri consigli. Ma i nostri consigli non sono perché vogliamo imporvi di. Se volete divertirvi, ma divertirvi veramente, ma vi assicuro il divertimento dura veramente 24 ore e poi non è più divertimento, fate come hanno fatto Friburgo e come sta per fare il gruppo bancario italiano. Disinstallate Microsoft Office, installate Friburgo, aveva installato Open Office, il gruppo bancario installerà LibreOffice, e poi vedete cosa succede. Vi posso dire che a Friburgo, in Brisgovia, che è la capitale della Foresta Nera, 1000 dipendenti dopo un anno c'erano in Germania, pirateria del software 2%, su 1000 dipendenti c'erano 800 copie craccate di Microsoft Office installate dai singoli dipendenti, e avevano spianato i PC disinstallando completamente Microsoft Office. Questa è la reazione. Perché? Perché non hanno fatto niente, li hanno mandati a casa prima del weekend di Pasqua, hanno installato Microsoft Office, questi sono tornati il martedì dopo Pasqua, li avevano installato Open Office. Disastro ecologico, giustamente, perché immaginatevi voi se vi prendono una roba con la quale lavorate da 20 anni e da oggi a domani ve la cambiano senza neanche dirvi che ve la stanno cambiando, perché l'ho deciso io. Cosa significa? Devi farglielo capire. Se la gente lo capisce, ve lo diranno quelli che arrivano dopo di me, l'impatto. Poi ci sono sempre i pierini, il 2%, 3% di pierini, quello è inevitabile in qualsiasi organizzazione, ma l'80%, il 90% non crea problemi, anzi si siede intorno al tavolo e cerca di risolverli insieme a chi ha il compito di risolvere questi problemi. E quindi l'invito ancora una volta è: a voglia, si deve fare, noi siamo qui per aiutarvi, questi sono i miei riferimenti. Non mi scrivete fino a domenica sera, perché vi assicuro che sono tra la conferenza e questo evento, sono, come dire, leggermente segnato nel fisico, non nel morale, ma nel fisico sì, però normalmente rispondo agli email anche in modo normalmente educato. Non scrivetemi dandomi gli email, per favore, o chiamandomi dottore perché non lo sopporto. Se volete avere una testimonianza dal vivo, chiedete ad Alfredo Parisi, che ve la può dare assolutamente, vi può dire quali sono le versioni. Vi ringrazio per essere venuti, e se avete delle domande alla fine sono assolutamente disponibile a risponderle. Adesso passo la parola a Carlo Piana, che vi parlerà di tutti gli aspetti legislativi. Carlo, molti non lo conoscono, ma vi assicuro che ha un'autorità a livello internazionale. È il signore che ha fatto pagare ai signori di One Microsoft Plus un paio di multarelle a livello Unione Economica Europea. Buongiorno. Temo che molti di voi abbiano paura del mio intervento, perché so l'effetto psicologico che parlate di legge fra la gente, e soprattutto scoperto quanto è loro costituzionale. Quindi io sono andato a fare un caffè, perché la mia scorta di caffeina ormai è circolata nel corpo molto alta,
dicevo. Un concetto sulla norma, cui già ci siamo intanto due parole della slide di autopresentazione, le cose più importanti che devo dire, più importanti che sono tutti anche di Office. Io ho cominciato a usare Star Office, in Office, in The Office, e sono anche e sono stato anche un soprattutto, anche se abbiamo ormai finito il lavoro, un membro della commissione istituita nell'Agenzia per l'Italia Digitale per la fissazione delle regole per l'applicazione dell'articolo 68, comma 1-ter, di cui poi parleremo. Bene. L'articolo 68, lo sappiamo, è la norma particolare che si occupa del, quello che si chiama in inglese procurement del software, l'acquisto, l'acquisizione del software, sia esso acquistato sul mercato, sia esso commissionato, sia esso sviluppato internamente. Prima non parlavamo di una norma, prima c'era il codice dei contratti, le norme sull'agire amministrativo, le direttive sugli appalti di acquisizione, sugli appalti di servizi. L'articolo 68 è la norma che dice come tutte le amministrazioni centrali, periferiche, necessarie o non necessarie, tutta la pubblica amministrazione deve acquistare il software, quali sono i criteri. Questo viene da una lunga storia che cercherò di fare brevemente un transfer, quindi è voluta questa storia per sapere dove eravamo, dove stiamo andando, dove siamo, o dove dovremmo essere. Chi ha un po' di memoria si ricorda per quanto riguarda il discorso software libero, l'edizione preferita del software, questo è esattamente la commissione per lo studio della traduzione dell'open source nella pubblica amministrazione. Una commissione in cui c'era, secondo io, c'era Sanzanzi, gente, e che ha dato lo spunto a quello che è diventata la direttiva stampa, che non era un atto normativo oggettivo, era una circolare che però suggeriva di utilizzare un criterio per l'acquisizione del software che era il cosiddetto vertice umano, cioè tutte le soluzioni che fossero essere in uso, fossero essere acquisizione di software proprietario, scrittura di software qualsiasi altra cosa, dovevano avere un uguale indietro avanti di acquisizione di software.
tipo di pioggia, ma qui si sono secondo procedure previste dal regolamento, quindi pioggia degli appalti, software, software è un oggetto che segue le stesse regole procedurali del codice d'appalto, programmi informatici, ma secondo che una valutazione comparativa, quindi io devo quantomeno prendere in considerazione tutto questo. E c'è stata del carica si guardava
Parlamento qualcuno, a qualcuno è venuto in mente che nell'articolo 68 c'era una regola che draconiana, quanto si vuole, ma che era della sua draconicità e inapplicabilità probabilmente da cambiare, prendendo spunto dal fatto che sono appena maschile, dice ma scriviamo meglio noi qua adesso, e quindi si inizia a proporre emendamenti. Io non voglio fare politica, però gli schieramenti erano netti, c'era una parte politica, due partiti politici che presentavano emendamenti molto ragionevoli per migliorare questa direzione, privilegiare il suo del rinuncio. Tra l'altro uno è un senatore, il padre di un nostro amico, e un'altra parte politica che invece voleva restaurare esattamente o addirittura peggiorare con emendamenti ispirate a ripristinare lo stato suo ante, in cui ciascuno si fa i fatti propri e nessuno va a dire che tipo di soluzione privilegiare. Fortunatamente o sfortunatamente, ci sono solo 60 giorni per convertire un decreto legge, Natale non bene, questo dovrà essere assolutamente convertito, altrimenti andrà a fare un faccio. Si fa un emendamento di compromesso e il lavoro di disfacimento della nuova regola riesce solo a metà. C'è un emendamento del 1800, che è un emendamento del Presidente della Commissione, e che dà l'articolo 68 come è oggi, in cui si è cercato di far andare alla linea dell'orologio, ma non ci si è riusciti del tutto, e quindi poi è arrivata la fiducia, ovviamente la fiducia dell'orologio un po' tutto, e questo emendamento è stato approvato. E abbiamo l'articolo 68 come oggi, che è chiaro a me, è chiaro a molti, è chiaro a chi non ha una visione imparziale, è chiaro ci dice, a molti invece, guarda caso interessante, effettivamente il nuovo articolo 68 ha una struttura che ricorda molto quella che era la versione pre-luglio. Ha un comma 1 che è sostanzialmente identico a quello che era prima, questo è vero, in cui si elencano le 5-6 possibilità di scelta. In più c'è il cloud computing, che è sì e no una modalità della acquisizione del software, ma in cui secondo me ci sta. Quella che era la regola di quali sono i requisiti e come si fa a valutare, quindi quali sono i pesi per così dire da dare alle varie soluzioni, in quanto soluzioni, viene esplosa in due sottotomi, uno bis e uno per. Allora, attualmente la cosa si trova uno bis ha all'interno tre grandi criteri che sono obbligatoriamente quei criteri che devono essere tutti messi nella valutazione comparativa che esiste una gara che dicono queste sono le tipologie, sono le caratteristiche delle singole offerte, delle singole soluzioni all'interno di quelle categorie che voi dovete obbligatoriamente valutare per dire qual è. Pubblica un avviso che è interessante.
quindi anche per quei procedimenti fino alla produzione del software. Ci sarà una consultazione pubblica e poi l'agenzia digitale adotterà questo documento e sarà una integrazione. In realtà per quello che riguarda noi dirà sostanzialmente quello che vi sto dicendo, più da quello che sto dicendo io. E che cosa deve fare la pubblica amministrazione fondamentalmente? Deve decidere se esiste qualcosa o deve mettersi a fare qualcosa, questo è chiaro, quindi le soluzioni commissionarie ad altri, di fare anche internamente la propria soluzione software. E la seconda step è una volta che si decide ok, non lo devo fare, oppure non posso fare tutto, oppure devo soltanto una parte da fare, e quella di andare a vedere se ci sono delle soluzioni già pronte da adottare e se ci sono delle soluzioni già pronte da adottare e sono possibili, che sono sotto il libro oppure sono riuso, deve adottare quelle. Punto. E questa è stata una battaglia che c'è scritto nella legge, mentre c'era la legge che diceva no, la legge non ci però diceva, la legge dice che se sono sostanzialmente identici c'è una piccola preferenza per quanto riguarda la sottolineatura, no, non è così. L'unico criterio valido per stabilire se oppure il resto, funzioni proprietarie, è se questa è una funzione possibile. Chiaramente la possibilità deve essere relativa, quindi tutto è possibile. Prendo un hello world, la possibilità di avere office, chiaramente deve essere possibile in un ambito razionale. Però non è un semplice di differenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho una funzione che mi ha
E quindi io privilegio una soluzione che mi crea un tipo di dipendenza da là, perché mi crea un altro che costa. Ma questo è un costo solo apparente, mi deve avere però anche questo che si chiama sunk cost, cioè costi che io ho già, sono già dentro nella nuova regime, devo considerarsi un costo, perché sono costi che sono legati alla soluzione che io ho, alla decisione che ho già preso, non alla decisione che devo ancora prendere. Ciò che viene impattato dalla decisione sul futuro, su ciò che non ho controllo, non posso avere su decisione di se stesso. Questo vuol dire che qualsiasi soluzione deve tenere conto non a sfavore, ma a favore dei costi di migrazione verso di essa. E come si fa a evitare questi costi? Cioè, vedendo quali sono i costi di uscita, io privilegio e do una alla soluzione che mi comporta meno costi di uscita, anche se questo paradossalmente mi comporta un impegno di spesa maggiore adesso, perché è un costo che io comunque devo sostenere. E se io privilegiassi le soluzioni che mi mantengono resistenti per paura di affrontare questi costi di migrazione, privilegerei paradossalmente quelle che mi creano sempre maggiore. Io più vado avanti con una soluzione che mi migra, più mi migra. Quindi avrò sempre delle decisioni che parzialmente hanno senso, perché spendo di meno perché non migro, perché non affronto queste migrazioni, senza pensare che queste migrazioni c'erano comunque. Perché, come nessun immobile di terra, non sono soluzioni di cambiare terra. Io prima o poi posso binazionare, posso stare là, ma alla fine devo affrontare. Per cui, prima si affronta questo tema, si governa. Però è una soluzione
nei PC no, perché avevo portato il passato, mi ha passato al pregio di non confine e di essere passato a noi, per cui il passato passerà e finalmente avremo il confine. È una rivoluzione di priorità, dobbiamo mettere su in testa. La regola oggi è software libero e curioso, l'eccezione è qualcosa d'altro, e qualcosa d'altro deve essere spiegato. Non è l'inerzia, non può più essere ma qualsiasi decisione ulteriore, o sequestro, o software, o esigenze, o cambiare, perché passo dalla versione X alla versione X più 1, devo pormi il problema, dice io sto acquistando qualcosa di nuovo, devo applicare quell'algoritmo decisorio. Posso continuare? No, perché c'è qualcosa di meglio. In questo caso, per l'ipotesi, palese che c'è qualcosa di meglio, salvo pochi limitati. Una lettera, un report, un conto, si può fare con LibreOffice esattamente, si può fare con Microsoft, quindi se ti vengono a dire che è impossibile perché c'è qualcosa, qualche macro, qualcosa, ma è una foglia di fico. E poi comunque, secondo me, è nell'interesse della pubblica amministrazione. Sono stato soltanto pochissimo più rapido di quanto mi permettevo, mi spiace, e comunque sono a disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento, e lascio la parola e parlare. Adesso Alfredo Parisi, che loro hanno, e Gabriele Monzo, che anche loro hanno